erano venuti in Gigi, con quale, come dicevo, ormai c'è un rapporto profondo di amicizia nato dalla storia di sua mamma. Sua mamma ha avuto una storia molto tempestosa, che lo vedrete poi nel dettaglio. È stata operata, ha avuto un intervento chirurgico molto delicato, complesso, anche per le condizioni in cui lei era, con anche delle complicazioni successive all'intervento molto gravi, severe, con un arresto cardiaco, un nuovo intervento in emergenza, ed è stata una storia poi molto lunga, più di 3 mesi in terapia intensiva. Ha avuto anche delle conseguenze, delle lesioni, quindi l'intervento e diciamo il processo di cura è quello, sentivo un po' le riflessioni dei miei predecessori, è sostanzialmente da un punto di vista medico non un successo, non è un paziente nel quale abbiamo ottenuto quello che noi da un punto di vista medico definiamo un successo, perché ha avuto delle complicanze e anche delle conseguenze successive. Da un punto di vista medico qualcuno considera la storia di Santina un insuccesso, potrebbe considerarlo un insuccesso. E colgo questa occasione per portare ringraziamenti da parte di tutti noi a Don Gigi, perché ripercorrendo, rivedendo, riflettendo e portando in giro la riflessione sulla storia di sua mamma, ha dimostrato il contrario, che i criteri che noi utilizziamo, che la medicina moderna utilizza, che sono un po' il riflesso di quello che la società di oggi utilizza, non sono forse così veri, così giusti, perché i criteri della vita, della qualità di vita, di che cosa vuol dire quando una persona ha una buona qualità di vita, o addirittura da parte di qualcuno considerare un non vita alcune situazioni, sono molto diverse da quelle che viviamo al giorno d'oggi. E dimostra come Santina, nonostante tutto quello che ha avuto, nonostante i problemi che ha avuto e ha una vita ottima. Ogni tanto mi chiamano e dice: Sergio, devo andare al mare, andare in Kenya, a Santina, mi fido. Cioè, ha fatto delle cose in questi 4 anni che la maggior parte delle persone non fa, per cui è stata capace veramente di ribaltare quello che da un punto di vista medico poteva essere etichettato come un non successo, invece un risultato, insomma, che poi può essere discutibile, però ciascuno poi raccoglie nella propria vita la propria strada, e questo dà forza e senso e significato a quello che ne facciamo. Io ci tengo molto, come diceva Don Gigi, perché ho un bambino disabile, che tra l'altro poi vi saluto perché mi aspetta in piscina, se no ci resta in piscina, e quindi sono particolarmente felice e contento di aver conosciuto Don Gigi, per quel poco che posso condividere con lui il suo cammino e questa sua esperienza, perché aiutare le persone a riflettere su che cos'è veramente la qualità di vita e che cosa vuol dire vivere e come poter essere capaci comunque di realizzare la propria vita nonostante delle difficoltà fisiche, dei limiti fisici o anche cognitivi, intellettuali importanti, veramente da tutta misura, da una misura completamente diversa a tutto quello che noi valutiamo, perché noi medici valutiamo l'aspetto fisico, l'aspetto neurologico, ma c'è quella parte che sappiamo tutti noi essere preponderante nella nostra vita, che è l'aspetto sentimentale, affettivo e d'amore, che noi medici e la medicina non è capace di misurare, ma è quello che dà senso e significato al nostro vivere e al nostro agire. Grazie mille, un grazie a Don Gigi, e sicuramente sono sicuro, già partecipato 3 volte, porterete a casa tanto da questa giornata, per cui complimenti per aver dedicato questo tempo a queste riflessioni. Grazie Don Gigi. Quando partiamo per questi viaggi, poi nel pomeriggio li vedremo, vedete qua, 100.000 km ha fatto Santina a 86 anni, chiamo Sergio per sentire un parere. E il viaggio più lungo che abbiamo fatto è stato in Kenya, 9 ore di volo, Corina e Angela sanno quanto è stato. Lo chiamo e dico: Sergio, vorrei andare in Kenya con mia mamma. Lui mi dice: ma guarda, non vedrei tanti problemi, l'hai portata dappertutto, vai tranquillo e fai una bella vacanza. E mi dice, ci siamo detti ridendo: solo quando torni non dirmi che sei fatta male cadendo da un elefante durante un safari. Quindi